possibile che un velivolo che si trovi su un tapirulan e che si muove rispetto a questo tapirulan con una velocità uguale e contraria a quella del tappeto stesso, che possa decollare? La risposta è semplice, la risposta è no. Non basta muoversi rispetto al tapirulan, ci vuole qualche cosa di più. E il motivo per cui la risposta è semplice è che se facciamo riferimento agli elementi fondamentali della fisica del volo, capiamo che manca un ingrediente fondamentale in questo esperimento. L'ingrediente fondamentale è il movimento dell'ala rispetto all'aria e non rispetto al tappeto. Questo perché? Perché per ottenere il volo abbiamo bisogno di generare una sostentazione, cioè di produrre una forza che si opponga alla forza peso. La forza peso è onnipresente, attrae tutti i corpi verso il centro della Terra e per potersi liberare in volo è necessario poter generare a bordo dell'oggetto che vuole volare una forza che sia almeno uguale e contraria. Ci sono due modi per farlo. Parliamo di sostentazione statica e di sostentazione dinamica. La sostentazione statica si applica agli oggetti che sono più leggeri dell'aria. Allora, un oggetto più leggero dell'aria riceve una spinta dal basso verso l'alto che è pari al peso del volume di aria che sposta. E questo è quello che accade per le mongolfiere, gli aerostati, i dirigibili. Per velivoli, per aeroplani come questo, per elicotteri, per altri velivoli che sono più pesanti dell'aria, è necessario invece produrre una sostentazione dinamica. E la sostentazione dinamica si basa sul fatto che esiste un organo, l'ala, come quella che vedete dietro di me, che è deputato a produrre una forza, che noi chiamiamo portanza, che si genera soltanto in presenza di un moto relativo tra essa stessa, l'ala, e l'aria che lo circonda. Quindi se non c'è questo movimento relativo, se non c'è un vento relativo, come si dice, l'ala non produce nessuna forza. È quello che sta succedendo adesso. L'ala di questo velivolo, che è fermo rispetto all'aria che lo circonda, non produce nessuna forza. Il velivolo non si muove. Se invece io accelero attraverso dell'aria ferma, produco una forza. E può succedere anche il contrario, è quello che noi facciamo nelle gallerie del vento. Qui al Politecnico di Milano abbiamo la cosiddetta Grande Galleria del Vento, che è la più grande installazione di questo tipo in ambito accademico in Europa, in cui teniamo fermo il modello di velivolo e gli soffiamo contro una massa d'aria. Il risultato è lo stesso, il velivolo si può muovere dentro dell'aria che sta ferma oppure può essere fermo e essere investito da aria che si muove, ma questo è l'unico modo di produrre una forza. Per cui un velivolo che rimanendo fermo rispetto all'aria circostante, pur correndo su un tappeto mobile, non genera nessuna forza e quindi non può decollare.